Il kitesurf è uno sport basato sul vento dove il kiter può muoversi sopra l'acqua o la neve grazie a un kite, quindi un aquilone collegato con delle linee al kiter stesso. Il kite ha una forma aerodinamica simile a quella di un'ala di un aereo, in cui, grazie al vento, una forza dal basso verso l'alto, la portanza, contrasta una forza come quella del peso, quindi dall'alto verso il basso, la resistenza o drag del kite e va a sommarsi alla spinta, all'attrazione data dal vento stesso. Infatti, mentre in un'ala di un aereo la propulsione è data dal motore dell'aereo, nel kite noi abbiamo bisogno del vento. Esistono diversi parametri che vanno a influenzare come il kite vola: l'angolo di attacco legato alla velocità del vento e alla posizione del kite stesso, che può essere regolato dal kiter, e la dimensione del kite. Esistono kite che vanno da 1 m² fino a 20 metri quadri e aumentando la dimensione del kite aumenta la forza che questo può trasmettere al kiter. Il kite volando trasmette attraverso le linee la forza al kiter e la tavola, andando a contrastare la forza dell'acqua o della neve, crea anch'essa una forza che va in contrasto rispetto al kite. La somma vettoriale di queste forze vanno a creare una forza risultante orizzontale che mi dà la direzione di movimento del kiter stesso. Ma il kite non può volare ovunque, esiste infatti quella che viene definita una finestra di vento o di volo, che si trova sotto vento rispetto al kiter. Se come kiter ho il vento che arriva dalle mie spalle, il kite potrà volare solo di fronte a me, mai dietro di me. In base alla posizione che il kite prende all'interno della finestra di vento, che è un quarto di sfera, quella di massima forza è di fronte al kiter e si chiama power zone, o quella di minima potenza, o fondamentalmente di galleggiamento del kite, quella che si trova sopra il kiter, che viene definita posizione di zenith, il kite mi darà una forza di trazione differente. Quindi il kitesurf è un bellissimo sport da praticare sull'acqua o sulla neve, ma allo stesso tempo il kite comincia a essere utilizzato anche per altri scopi, come quello di produrre energia da fonti rinnovabili, come il vento. Esiste infatti la possibilità di collegare il kite tramite sempre delle linee a dei sistemi rotanti, come per esempio delle dinamo, che permettono di trasformare l'energia meccanica del kite in energia elettrica pulita da utilizzare per il nostro futuro.